Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, accanto al posto di Padre Pio, qui nel refettorio. Oggi qui per raccontarvi la storia di Nicoletta. Vedete in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove in tanti scrivete le vostre storie. Nicoletta, un'insegnante di 49 anni, nata a Manduria, cresciuta a Bisceglie, dal 2013 vive in Lombardia. Nonostante la sua natura riservata, sente così il bisogno di voler condividere un aneddoto che la lega profondamente a Padre Pio. È nata in una famiglia molto religiosa, cresce in un ambiente dove la fede è centrale, ma dove le difficoltà familiari non mancano. Diventare grandi non è stato facile, afferma Nicoletta, ricordando le delicate condizioni di salute dei suoi genitori, problemi familiari che la portano a cercare spesso l'aiuto di Padre Pio, sentendosi così protetta da lui e ricevendo molte grazie dal buon Dio. Ecco, una grazia ricevuta arriva quando Nicoletta ha solo 9 anni. Ecco, la vita di Nicoletta stravolta dalla presenza di Padre Pio a 9 anni. La sua famiglia sopravvive ad un terribile incidente autostradale, un evento che rafforza la sua fede. Ma questo episodio più significativo accade molti anni dopo, quando il suo primo nipote, Danilo Pio, nasce con una grave malformazione al cranio, richiedendo un intervento chirurgico a soli 9 mesi. L'intervento è descritto dai medici come molto pericoloso e la famiglia è profondamente preoccupata, però Nicoletta decide di raggiungere sua sorella, suo nipote, a Ferrara, dove si tiene l'operazione. Durante l'intervento molti amici, conoscenti, familiari si raccolgono in preghiera per Danilo Pio. Le preghiere vengono esaudite, dice Nicoletta, perché l'intervento riesce con successo. Negli anni Danilo Pio deve sottoporsi poi ad ulteriori operazioni, ma continua a vivere una vita piena di speranza. Dopo l'intervento, Nicoletta decide di tornare in Puglia, immersa in pensieri di gratitudine verso Dio, e durante il viaggio incontra una persona in treno. La sua attenzione alla stazione di Bologna, un uomo elegante, distinto, non riesce a distogliere lo sguardo da lui, continuando a riflettere su come ringraziare Dio per quella grande grazia ricevuta per il piccolo Danilo Pio. Allora, a metà viaggio, Nicoletta si gira per conversare con altri passeggeri e scopre, è una sorpresa per lei, scopre quell'uomo elegante seduto accanto a lei. Stordita, inizia la conversazione con lui, scopre che è un uomo del nord, possiede delle risaie, ha una devozione profonda per Padre Pio, tanto da visitare il santuario della Madonna delle Grazie a San Giovanni Rotondo ogni anno per ringraziare Dio delle grazie ricevute. Questa conversazione ispira Nicoletta a fare anche lei la stessa cosa. Allora torna a casa, decide di andare al santuario per ringraziare personalmente Padre Pio. Il giorno seguente, quindi, prende il pullman da Barletta a San Giovanni Rotondo, appena entrata in chiesa, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, vede di nuovo quell'uomo elegante, come se la stesse aspettando. Con entusiasmo lo ringrazia per l'insegnamento, per l'esempio di devozione che gli ha dato. L'uomo le promette di pregare per lei. E poi Nicoletta aggiunge, non l'ho più rivisto. Io sono convinta che quell'uomo fosse un angelo inviato per guidarla. Da allora, scrive Nicoletta, visita il santuario ogni anno per ringraziare Dio e Padre Pio per tutte le grazie che ha ricevuto. Gli angeli esistono, conclude Nicoletta, a volte scendono dal cielo tramite sembianze umane per prenderci per mano, come ha fatto Padre Pio con me, che mi ha mandato il suo angelo custode.